statistica in queste settimane l'abbiamo fatto in versioni diverse, nel senso che abbiamo parlato con singoli artisti, con gruppi, abbiamo parlato di mondi diversi, dalla musica, diciamo così, un po' più classica, al rock, al pop, al jazz, al soul. In questo caso invece ci sentiamo in un mondo ancora, diciamo così, diverso, perché qua siamo sia con le sette note, ma anche dietro a quello che succede le sette note, o meglio, dietro alla produzione anche di quelli che possono essere i dischi o comunque le tracce oggi digitali, ma non solo, perché l'artista che abbiamo oggi con noi, che è Rivarolese, è veramente un artista a 360 gradi e, come dice lui, lui ama nutrirsi di arte. Ma scopriamo bene di cosa si tratta con Paolo Schiesaro. Buonasera Paolo. Buonasera, grazie per l'invito, sono contento di essere qui. Grazie mille a te Paolo. Allora Paolo, io e te ci conosciamo da un po' di anni, io sì. Ho iniziato a conoscerti come ciclista, poi come giornalista e collega e in ultimo come DJ. E partiamo da qua, perché appunto eri un giovane imberbe DJ che iniziava un po' ad entrarsi in questo mondo. Di lì hai fatto un'evoluzione che poi adesso ci racconterai, enorme, perché hai iniziato da quelle parti lì e poi la musica è entrata a far parte a pieno titolo della tua vita. Sì, 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 in realtà è sempre stata parte della mia vita, ma da lì, da quando mi hai conosciuto tu, c'è stata appunto questa evoluzione. Io sono di base una persona molto curiosa e mi piacevano i tecnicismi, quindi mi sono appassionato alla musica elettronica in principal modo. Certo. Perché mi piaceva capire come riuscire a ottenere certi suoni che non si possono ottenere con una chitarra, ad esempio. Certo, con i classici strumenti. Con i classici strumenti. E ho iniziato a smanettare, a provare col computer, a cercare di fare cose. E da lì ho capito che si poteva fare, mi sono addentrato in quel mondo lì fin quando sono arrivato in discografia con alcune demo che ho dato a Luca Noise, che è stretto collaboratore di Gigi D'Agostino. E sono entrato nel loro mondo, in quel mondo lì. E ho fatto un sacco di brani principalmente per le serate, quindi per il ballo, per la pista. Certo. Però dentro di me poi c'è sempre stata la necessità di esprimermi e quindi di fare anche musica più, più intima, più personale. Ok. E quindi a un certo punto poi c'è stata una scissione da quel mondo lì, però ho fatto 7 anni con loro, è stata una bellissima esperienza, è stato molto, molto, molto formativo. Formativo, sì. Tu appunto hai continuato questa evoluzione che continua tuttora, poi ci racconterai anche di delle nuove strade che poi hai intrapreso. Ma nella chiacchierata fuori da questo ufficio che abbiamo fatto velocemente, mi hai raccontato, raccontaci anche, tu hai aperto anche una label tua, sì. Quindi tu non solo fai cose tue, ma anche produci sì. Dischi di altri. Sì, 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 io ho aperto un'etichetta dopo che ho, insomma, con la parte della discoteca, della dance, ho deciso di fare un cambio, appunto ho aperto questa etichetta per avere più indipendenza personale, fare altre cose magari che non c'entrano nulla con... Certo, con quella che era la musica elettronica, esatto. Che avevi trattato fino a quel momento. E ho aperto questa etichetta che si occupa di tirare fuori un po' il potenziale dalle idee che hanno degli artisti, magari hanno delle demo e io, avendo tanta esperienza, perché poi la dance porta tanta esperienza comunque a livello musicale, certo. A differenza di quanto si possa pensare. E quindi vengono da me diversi artisti con delle demo e io cerco di tirar fuori il potenziale e portarli a essere una produzione vera e propria. E poi se c'è la possibilità si esce sulla mia etichetta, se no posso andare dove vogliono, in altre etichette, certo. Verso altri lidi. Beh, l'importante però è lavorare con loro e cercare di portare la tua esperienza, ma anche, immagino, anche ricevere input, sì. Non solo dare input. Beh, sicuramente, sì. In quel caso lì non c'è... La parte a livello di produzione non c'è l'idea da mettere, ma c'è da sviluppare un'idea che esiste già e quindi è più libero a livello creativo e meno di pensiero. Non è semplicissimo da spiegare. Senti, ma ti chiedo, visto che appunto tu hai vissuto e vivi comunque il mondo della musica, in particolare tu raccontavi quello dell'elettronica,
musica anche dance, che poi uno viene subito spontaneo a dire: vabbè, la classica musichetta discoteca, che invece musichetta discoteca non è, giustamente come dicevi, ma dietro c'è un grande lavoro, c'è una grande conoscenza. Ti chiedo così, come si è evoluta, come è cambiata o se è involuta la musica? Perché rispetto agli anni d'oro in cui io sono un po' più giovane di te, però comunque in cui comunque c'erano i famosi brani di riempipista, si andava a ballare. Oggi le discoteche sono cambiate anche molto, i frequentatori delle discoteche, i giovani hanno meno possibilità di frequentare perché c'è meno spazio rispetto a un tempo. Ecco, rispetto a quelli che sono stati i tuoi inizi, il periodo, diciamo così, in cui hai vissuto più sulla tua pelle questo mondo, com'è cambiato e che cosa è cambiato? Beh, è cambiato radicalmente, in realtà non esiste più quella cosa di prima, perché era tutto nuovo, era un genere completamente nuovo. E poi, in realtà, secondo me c'è stata un po' un'involuzione musicale, perché i brani funzionano comunque. Quello che fa un produttore di musica dance, è cercare di far ballare la gente. Quando, io ero profondamente dentro questo ambiente qui, si doveva cercare di avere una dualità, e quindi sia la parte pista, quindi dance, per far ballare le persone, sia la parte ascolto, perché se no non La vendi. radio, i passaggi in radio erano Se fondamentali. radio, CD, se no non vendi Certo, CD, sì. non Eh li sì, ascolti. giustamente sottolinea una parte di supporto che è fisico, che una volta era determinante. Oggi, con il passare degli anni, oggi si ascolta quasi solo più tramite il digitale, ma soprattutto il digitale, tramite quelle che possono essere le radio in macchina che sono diventate digitali, quelle che sono Spotify, per fare un esempio, o Amazon Music. Quindi questo mondo che è cambiato, anche questo ha influito tanto. Sì, sicuramente, sicuramente questo ha influito, ma c'è stato proprio un. Una separazione delle acque, Sì, a un mettiamo certo punto c'è stato un bivio totale, dove da una parte c'erano le canzoni fatte dance, però morbide da ascolto, e dall'altra parte le cose dedicate al ballo e alla discoteca. E oggi è ancora un po' così. Diciamo che forse si salva il Nord Europa, dove c'è ancora tanta musica dentro, però la parte ballo è molto più aggressiva di quello che possiamo avere qui in Italia, in generale in Europa. Vedi che alla fine dei conti tutti i mondi si evolvono, si involvono, comunque cambiano e prendono strade diverse. Come tu appunto hai preso più strade, perché tu oggi anche sei nel mondo, posso dire, lavori nel mondo del cinema. Nell'audiovisivo. Sì, nell'audiovisivo, sì. Perché dicevi che hai scoperto un mondo molto affascinante, molto particolare e più sconosciuto, nel senso che ogni tanto, vabbè, seguendo alcuni programmi oppure in televisione conosciamo, vediamo poi dopo le facce di quelli che sono i doppiatori, quindi il mondo del doppiaggio. Come hai fatto ad avvicinarti a questo mondo e soprattutto che cosa ti ha affascinato? Ma è stato assolutamente improvviso e pazzo, perché io parlavo con un'amica che è una doppiatrice, che è Francesca Melis, e mi ha raccontato un po' di questa società di doppiaggio, che è anche una parte di formazione. E mi sono fatto un po' raccontare questa cosa facendo un aperitivo, e io lì ho deciso che avrei fatto questa cosa. Lei mi ha detto: "Sei pazzo, no, no, non è tuo, non è il tuo, stai tranquillo." Ma io ormai ero innamorato di questa cosa, e ho deciso di iscrivermi. Mi sono iscritto a questa scuola di attoriale, perché un doppiatore prima di tutto è un attore, e ho iniziato questo percorso che dura 3 anni, un percorso bellissimo con dei grandi professionisti, e bisogna mettersi tanto in gioco, e mi sono appassionato fondamentalmente, sono diventato anch'io un super nerd di queste cose. Io, che non ho mai seguito il cinema e tuttora so poco del cinema, però Aiaiaia, bisogna comunque, recuperare. ma almeno non sono influenzato dalle varie cose, la vedo così e la gioco così. Però, insomma, è un bel mondo, c'è un sacco di lavoro dietro che non ci si pensa, ma ci sono un milione di figure ed è molto impegnativo, però dà molta soddisfazione, insomma. Tra l'altro, le cose che mi hai raccontato anche che tu hai anche doppiato dei videogiochi. Sì, a livello amatoriale, però fatto molto bene, a parere un po' di tutta la critica dei videogiocatori. È un videogioco vecchiotto ormai, perché Dark Souls, però è un titolo iconico.
con un gruppo di altri colleghi ormai, perché all'epoca studiavamo, c'era il Covid, non si poteva andare in studio, avevamo bisogno di allenarci in qualche modo, di fare esercizio, abbiamo deciso di fare questa cosa. E il risultato è stato molto, molto bello, secondo me, e anche secondo appunto il videogiocatore. Abbiamo avuto un buon risalto anche a livello nazionale, dalle testate di settore importanti, abbiamo avuto supporto da tante persone, finché poi sono arrivati anche dal Latino America dei doppiatori a chiedere supporto per la loro versione, quindi abbiamo anche sviluppato questo. È stato un lavoro di 6 mesi almeno, con 24 voci, mi pare, quindi 24 persone che ci hanno Cavolo. lavorato, sì. Io mi sono occupato del coordinamento e di tutto l'editing audio, di preparare tutti i file, e poi con il supporto di un ragazzo che ci ha aiutato a sostituire gli originali, siamo riusciti a far parlare in italiano il videogioco. Beh, se immagino le prime volte che io mi sono trovato davanti a un videogioco che era una cosa talmente basica che ragazzi, oggi ecco come è evoluto il mondo e come anche sotto questo punto di vista, addirittura un videogioco abbia bisogno di un doppiaggio, quindi diventi, tra virgolette, alla pari di un film. Eh sì, praticamente ormai i videogiochi di classe A, credo si dica, anche qua non sono un videogiocatore, ma da quanto ho capito AAA, sono quelli super, hanno bisogno di un doppiaggio che renda tutta la situazione più immersiva. Certo, sempre Quindi. più reale, appunto come dici giustamente te, ci si immerge in una realtà virtuale sempre più simile a quella che è la realtà di tutti i giorni. Quindi Sì. proprio un traslare quello che è il nostro quotidiano all'interno di un videogioco. Paolo, tu non ti accontenti di questo e ti metti a fare anche lo scrittore. Beh, scrivevi, ricordo, non è per, come si suol dire, sciantipedia, ma eri bravo, Sì. Ti ringrazio. scrivevi bene, effettivamente. Cos'è che invece ti ha spinto a scrivere un libro? Ma in realtà io ho sempre pensato, scriverò un libro, magari un giorno, boh, non lo so, però non saprei scrivere un romanzo, probabilmente. E questa cosa invece è nata senza pensarci, perché Gente. avevo bisogno di buttare su carta dei pensieri che si sono trasformati in poesia da subito praticamente, e quindi ho scritto una sillogia di 50 poesie che è disponibile su Amazon. E, mi ha liberato un po' la mente, ho visto che era terapeutica come cosa. E poi ci scherzo, dico, poi da liberare la mente avevo il computer con tutte le cose scritte, dovevo liberare il computer, l'ho messo su Amazon. Beh, lo Però, fanno in tanti. sì. Il cloud ormai sta diventando un mondo a sé fondamentale, lo sappiamo anche noi. Però c'è tanto di me dentro queste poesie, c'è proprio tanto. E quindi sono contento di averlo scritto, sto scrivendo il secondo e Sempre di sì, sempre di poesie. poesie, che sarà diverso, però sempre su quello stile lì. Quindi ti piace proprio, come dici tu, metterti a confrontare te stesso con le varie tipi di arte. C'è qualcosa ancora, adesso mi viene spontaneo chiederti, se ce l'hai già in mente, lo step successivo, nel senso che cosa? C'è qualcosa adesso come adesso che inizia a stimolarti a dire voglio provarci? Ma per il momento no, nel No, senso beh, che diciamo che cerco ne di concentrarmi su quello che sto facendo, vorrei crescere come carriera su quello che sto facendo. Mi piacerebbe imparare a disegnare, cosa che non so fare, Ecco, zero, zero. quel tipo Però di arte manca, quello mi quella manca figurativa. completamente, completamente. Beh, sei giovane, hai ancora tempo di provare tranquillamente, di scoprire Grazie. eventualmente, di avere poi una mano anche lì, sotto quel punto di vista, una mano geniale. Non penso, ho i miei dubbi su questo, però ci sono i computer che mi aiutano un po' a fare i disegni, le cose, però. Per il resto. Beh, effettivamente. Raccontavi sempre a telecamere spente che queste grandi cose che stai facendo, queste tante cose, alla fine ti portano ad avere poco tempo per quello che in realtà vorresti poi realizzare. Sì. Tra queste cose che vorresti realizzare, ti chiedo, nel campo della musica piuttosto che di altre arti, come quella del doppiaggio, della scrittura, il libro hai detto che stai già lavorando, però a livello musicale c'è qualche cosa, c'è qualche progetto che è lì, è embrionale e che vuoi che prima o poi esploda. Ma ti risponderei con tutta la mia discografia, perché in gran parte, in grandissima parte è inedita, perché tutti i brani che ho prodotto quando ero in ambito discografico importante,
sono inediti perché erano dedicati alle serate. Ok. E quelli lì ormai non fanno più parte di me, nel senso che io sono cresciuto, sono cambiato, Certo. quindi non li sento più miei, non riuscirei più a farli uscire. Però tanti brani cantautorali scritti da me, che sono quasi finiti, però rimangono sempre con quella robina da mettere a posto e io lascio sempre dietro agli altri, dietro a tutti. E quello mi piacerebbe riuscire a far vedere la luce un po' a queste cose, perché mi piacerebbe, ecco. Un po' uno scrittore cantautore che quali possono essere i suoi, diciamo così, non dico le sue fonti di ispirazione, però il tipo di musica a cui mira, che lo fa emozionare, forse è più giusto dire. Ma io sono multigenere da sempre, cioè faccio un po' tutti i generi. Questi qua in particolare sono brani pop, intimi. Mi emoziona quando c'è un messaggio dentro, ci sono delle parole che hanno un senso, che non sono lì solo per la rima, ma che bisogna sviscerarle un po' per capire. Non mi piacciono le cose semplici. E quindi Ci deve essere un questo. qualche cosa che ti emoziona, un'emozione tua Sì. personale o più comunque anche dettata da quello che possa essere, non so, le persone che ti stanno vicino, il quotidiano che vivi, e cosa che ti stimola di più? Forse qui la parte attoriale mi influenza un po', perché ho magari delle idee per delle storie che faccio passare attraverso me e filtro attraverso le mie emozioni, quindi magari scrivo delle cose che non sono per forza autobiografiche, che però se io avessi vissuto sarebbero Sarebbe risultate stato così. così E come finiscono quindi nel testo. sono un po', non sono quasi mai cose felici, sono sempre dalla parte dei depressi, però. Beh, alla fine dei conti è vero che tante volte è più, diciamo così, le emozioni, quelle forti, quelle più intime, che poi portano un artista a prendere carta e penna e buttare giù quello che può essere una canzone, il testo o la musica, proprio che è quello che ti alimenta e ci alimenta. No, Quindi tu non sei fuori da questa regola, no. chiamarla regola in realtà, poi alla fine dei conti l'importante è appunto emozionarsi ed emozionare. Sì, infatti. Quindi però poi ascolteremo un tuo disco. Io spero, perché alla fine sono lì, diventano vecchi, dico no, devo rifare tutti i suoni, rifaccio tutto, poi passano 5 anni, però sta cosa era bella. È una vita difficile. Beh, però è effettivamente molto stimolante. Ma ancora ti chiedo, visto che appunto raccontavi che il fatto di doppiaggio è legato al discorso di attore, vederti anche ruolo su un grande o piccolo schermo proprio come attore? Ma non mi ci sono mai messo in realtà O a ancora. teatro? Ma a teatro ho fatto uno spettacolino che in realtà era il saggio di fine anno, però l'abbiamo preso molto seriamente. Una bella emozione stare sul palco, però forse mi piace di più stare dietro al microfono. Dietro le quinte in una Sì. posizione. Sono più, forse sono meno frontman e più appunto dietro le quinte, che descrive un po' tutto, anche il doppiaggio è tanto dietro le quinte. Negli ultimi Sì, anni meno, però. effettivamente è un mondo che, ripeto, è esploso poi negli ultimi anni, dove abbiamo scoperto i volti Sì, delle voci, sì, e sì, sì. molti di questi, uno su tutti, che è Pannofino, che è diventato attore a 360 gradi, prima era più una voce, poi vabbè, tra Boris che l'ha fatto conoscere a chi amava la comicità e tutto il resto, alla fine è diventato un attore veramente a 360 gradi. Chissà che uno non inizi così Mai, per mai dire poi. mai, mai dire mai. Noi non mettiamo limiti all'arte, alle cose. Adesso ti vedremo anche un giorno eventualmente a capo di una rock band come frontman, eventualmente su qualche palco, no? Non lo so questo, ci penserò. No, visto che appunto questa cosa piacevole anche che hai detto, il fatto di non volersi alla fine limitare nei cliché o comunque porsi personalmente dei paletti. No, questo mai, perché io sono, come ho detto all'inizio, sono molto curioso, mi addentro tantissimo in tutto quello che faccio, forse anche troppo. A volte al limite dell'ossessione, vado proprio a fondo di tutto.
Però mi piace conoscere, mi piace sapere perché questa cosa è così, Sei un deriva da perfezionista. questo. Sì, probabilmente sì. Arrivato a questo punto della vita, devo dire, forse sì. Forse diciamo così che è la parola che ti può fotografare Forse sì, perfettamente. forse sì. Siamo arrivati quasi alla fine di questa chiacchierata, ti volevo chiedere, appunto ci hai già detto prima anticipato del libro, ma c'è qualche progetto a breve che comunque o iniziative a breve che ti vedranno protagonista o che ti stanno prendendo e ti prenderanno nei prossimi mesi? A parte adesso, immagino che anche tu siamo ormai a Natale, Capodanno, un attimino di Di relax. relax, sì, un po' di pausa. Sì, no, in realtà mi dedicherò al libro e poi tutta la musica che verrà, che potrò fare, cercherò di mettere a posto le mie cose e vediamo se nel 2024 riesco a far uscire qualcosina. E per il resto, solita routine, solite cose da fare e si fanno e poi non te ne accorgi e le hai Sì, fatte. poi è vero che la tua routine, da quello che capisco, alla faccia è un aggiungere Ah, sì. cose, è sempre esplosiva. Un'ultima domanda mi viene ancora spontanea, nel senso che appunto, visto che hai sempre quello che dicevamo prima, esperienza nel mondo della musica, in canavese, fare musica, proporre musica, riuscire ad uscire un po' da quella che è una nicchia, in realtà è vero che negli ultimi anni, parlando proprio di musica a 360 gradi, dato in questi giorni poi ci sono le selezioni sanremesi e abbiamo addirittura dei gruppi, i Santi Francesi che sono Livrea e gli Omini che sono Rivarolo Barra Montanaro, che addirittura sono alla ribalta nazionale, entrambi tra l'altro si sono fatti conoscere a X Factor. Però appunto la musica attuale canavesana, anche in base a questa cosa qua, del fatto che oggi molta parte degli artisti passano da quelli che sono i reality, queste forme in cui vengono conosciuti e la gavetta di un tempo quasi non esiste più, in realtà la gavetta si fa sempre perché i ragazzi suonano e suonano sui palchi un po' più grandi come quelli più piccoli. Però in canavese, ecco, una tua opinione su quella che è la scena. Esiste una scena? C'è una scena? Si può fare della buona musica in canavese e riuscire a farsi conoscere? Ma sicuramente si può fare della buona musica in canavese, questo sicuramente. Io sono convinto che ci sia tanta gente brava, magari un po' nascosta, non più come era anni fa, quando c'erano un sacco di iniziative, si suonava in piazza, c'erano tanti gruppi. Forse oggi ci sono più singoli che fanno magari anche nella scena trap, magari scrivono. E fanno cose da soli piuttosto che avere un gruppo dove era più Certo. facile farsi conoscere perché ognuno portava 10 amici e ne avevi Certo. 50. Oggi da solo ne porti 10 all'inizio, non ne porti di più. Sicuramente c'è una scena, forse non la conosciamo, però con gli esempi che hai fatto tu, dei gruppi che stanno anche cercando di essere a livello nazionale una realtà, è la dimostrazione che si può fare ancora tanto. Speriamo, Sì. Grazie, speriamo e naturalmente ti auguriamo il meglio, Paolo, grazie in bocca al lupo per tutti i mille. In bocca progetti e al lupo. sicuramente ti risentiremo più avanti anche per capire se avrà anche piacere di venire a raccontarci un po' dell'evoluzione del libro, ma anche di Volentieri. quella che sarà la tua carriera, perché ci hai fatto scoprire oggi, partendo da quello che è il mondo delle sette note, che ripeto è ampissimo, ci hai fatto scoprire anche che dei mondi particolari, e, appunto ci hai raccontato qualcosina di quello che c'è dietro, ma anche la voglia e la volontà di sempre provare a fare qualcosa perché ci si arricchisce, Ah sì, umanamente e artisticamente. non bisogna avere paura della bellezza, bisogna sempre andare verso quello che ci piace, insomma. Molto bene. Paolo, grazie Grazie, mille, alla prossima. grazie Grazie, in bocca a al lupo. Grazie.